Che cosa sono i demoni? Essi sono figure oscure, disegnate fin dalla notte dei tempi, come i rivali degli angeli. Essi vengono descritti anche come orribili creature con poteri sovrannaturali, capaci di controllare la materia. Proprio come gli angeli, esistono anche delle gerarchie riguardanti i demoni. Basandosi sugli scritti di San Paolo, si pensò che la corte angelica, divisa per la prima volta nel IV secolo, fosse costituita da tre gerarchie, ognuna delle quali a sua volta comprendeva un certo numero di categorie. Così poi fu fatto anche per i demoni. Nel V secolo, i demoni furono divisi in cinque categorie, quattro aggregati agli altrettanti elementi naturali, quali acqua, fuoco, aria e terra. La quinta invece è residente nell'aldilà. Invece, secondo il Kabbalah, ossia i rami principali che congiungono le esperienze esoteriche, i demoni si dividono in sette categorie. Essi sono demoni del fuoco, dell'aria, della terra e dell'acqua, come abbiamo detto prima, a cui si aggiungono demoni dei sotterranei, delle tenebre e dei ghiacci. Quel che oggi vi porteremo sarà il demone Dibuk, uno tra gli spiriti più pericolosi della religione ebraica. Esso viene definito come spirito disincarnato di una persona morta, un'anima alla quale è stato vietato l'ingresso al mondo dei morti. Queste anime, generalmente, vagano per il mondo perché manca loro la forza di salire in paradiso. Salve, noi siamo Natus, benvenuti. Prima di tutto volevamo ringraziare Darkside per l'ospitalità. Solitamente noi affrontiamo altre tematiche, ma siamo a caccia costante di verità. Siamo affamati, quindi cercheremo risposte anche nell'occulto. Detto questo, iniziamo. Centro della demonologia ebraica nel mondo del misticismo che rappresenta l'annullamento del confine tra terreno e ultraterreno, tra razionale e magico, esiste una figura chiamata Dibuk, un'anima in pena, erratica, derelitta, infranta, sospesa tra due mondi, uno spirito non acquietato perché morto di morte violenta e che cerca di soddisfare la sua avidità di vita entrando nel corpo di un vivo. Quindi, più che di una figura, con Dibuk si intende una vera e propria possessione. Infatti Dibuk in ebraico significa letteralmente incollato, cioè lo spirito disincarnato di una persona morta, un'anima alla quale è stato vietato l'ingresso al mondo dei morti, in ebraico Sheol. Queste anime generalmente vagano per il mondo poiché manca loro la forza di mantenere l'attaccamento a Dio per l'ingresso nel Gehinnom, per poi avere accesso al Gan Eden, ovvero il paradiso, motivo per cui il Dibuk cerca di coabitare all'interno di un corpo vivente. Secondo le credenze popolari ebraiche, ad un'anima incapace di compiere vendetta nei confronti di persone come i nazisti, che volontariamente avevano causato la morte di ebrei nei campi di concentramento,
veniva data un'altra opportunità. Si ritiene che il D-Book, una volta entrato in possesso del corpo dell'ospite, ne modificava l'identità, ma non come reincarnazione. Il termine è stato introdotto in letteratura a partire dal XV secolo, ma sia nella Kabbalah sia in moltissimi altri testi di culture differenti ritroviamo alcuni riferimenti a questo strano essere, il cui nome rappresenterebbe l'abbreviazione di due espressioni: D-Book Merua, ossia assalto di uno spirito maligno, o D-Book Mina Isonim, cioè spirito che assale dall'esterno. Originariamente il D-Book era considerato un semplice demone che entrava nel corpo di una persona malata, causandone il peggioramento e in taluni casi anche la morte. Una sorta di traghettatore, solo più tardi il D-Book assunse i connotati di uno spirito vendicativo non sepolto, entrando così a far parte del culto dei demoni, qualcosa insomma di molto simile alla credenza del Revenant, termine che nella cultura europea si riferisce ad una creatura che fa ritorno dal regno dei morti per portare a compimento una vendetta dovuta ad un'ingiustizia subita in vita. La tradizione dei D-Book, ad ogni modo, benché fosse propria della storia ebraica, divenne comune anche tra i cristiani, tanto che i D-Book finirono per essere considerati in molte comunità cattoliche come anime che, a causa del gran numero di peccati commessi in vita, non potevano passare oltre e di conseguenza cercavano rifugio nei corpi di persone viventi. Ovviamente non tutti gli uomini, secondo le diverse culture, possono ospitare un D-Book. Quest'ultimo di fatto sceglierebbe come sua potenziale vittima qualcuno che ha commesso un qualche terribile peccato tenuto in gran segreto. In questo modo la vittima del D-Book aprirebbe le porte della sua anima al demone. Molte credenze comuni al popolo ebraico, ma non solo, riferirebbero di episodi relativi alla possessione da parte di un D-Book con relativi cerimoniali di esorcismo. Libretti speciali per gli esorcismi degli spiriti furono pubblicati a Nikolsburg, Detmold, Stolowitz e Gerusalemme tra il 1696 e il 1904. Libretti che raccontavano di un D-Book entrato nel corpo di una donna esorcizzata da Ben Zion Hasan. Quest'ultimo faceva parte di quella stretta cerchia di persone elette che si pensava avessero il potere di liberare dal demonio il corpo del malcapitato, salvando l'anima posseduta. I testi appartenevano alla cultura Yiddish, che per chi non lo sapesse è una lingua germanica, un dialetto giudeo-tedesco parlato dagli ebrei deportati. L'autore Sholem Hansky nel 1918 scrisse di un giovane che dopo la morte entrò nel corpo della sua amata cambiando le connotati e persino la voce. Il libro spiega l'esorcismo della donna: il D-Book esce dal dito mignolo del piede, ma prima doveva essere individuato e bisognava fare un'opera di tikkun, ovvero di riparazione e rettificazione, in modo che l'anima trovi pace e non si attacchi ancora a qualcuno. Diverse storie del XV secolo parlano di D-Book, ad esempio di un uomo annegato in mare dopo aver commesso adulterio, o di un povero che morì dopo che fu lasciato senza cibo da un addetto alla beneficenza. Si dice che un D-Book può essere animato sia da cattive che da buone intenzioni. Tra le cause che possono aver portato a questo tormentato errare ci possono essere l'aver compiuto, una volta in vita, azioni molto gravi, come il suicidio o il non aver portato a termine importanti compiti. In questo caso lo spirito invasore abbandonerà l'essere posseduto una volta raggiunti i propri obiettivi, a volte addirittura dopo essere stato aiutato da un vivente. La credenza nel D-Book era prevalentemente diffusa nel XV secolo nell'Europa dell'Est ed era legata ad un antico concetto base chiamato Gilgul, ovvero la trasmigrazione delle anime. Il D-Book fu riportato all'attenzione pubblica agli inizi del 1900, quando l'opera teatrale Der D-Book del folclorista Hansky venne tradotta in varie lingue e portata in scena in diverse parti del globo. Recentemente alcuni film horror si ispirarono a tale fenomeno, come il mai nato The Unborn, diretto nel 2009 da David Goyer. Gli ebrei Ashkenaziti, detti anche Ashkenazim, sono i discendenti di lingue e cultura yiddish delle comunità ebraiche stanziatesi nel Medioevo nella valle del Reno. Ashkenaz era infatti il nome in ebraico medievale delle regioni franco-tedesche del Reno. Nella loro tradizione i D-Book, chiamati Ibur, si manifestavano in tempi di gravissime crisi e forme di possessione sono descritte in tutta la tradizione profetica dei profeti maggiori e dei 12 minori, soprattutto nel delirio dei malati. Si narra che il re Saul fu posseduto da un Ibur e il rabbino Davide esorcizzò lo spirito con l'arpa, guarendo il re. Infatti, secondo la tradizione, solo il rabbino, in ebraico Baal Shem, poteva redimere il D-Book e far trovare la pace perduta. Signori, chi di voi ha visto il film The Possession? Se non l'avete ancora fatto, beh, vi consigliamo di guardarlo. Il film si ispira a fatti realmente accaduti. Noi vi raccontiamo quei fatti. Nel 2004, uno studente di college del Missouri, Joseph Nitzke, decise di vendere su eBay, o per meglio dire liberarsi, di un oggetto molto particolare. Si tratta di una scatola di legno molto antica. Al suo interno c'erano due ciocche di capelli, una lastra di granito, un bocciolo di rose essiccato, una coppa, due penny, un candeliere e un D-Book. Joseph, nell'annuncio, scrisse di aver acquistato la scatola in occasione di un'asta a Portland, nell'Oregon, nel settembre 2001. La scatola era di proprietà di una donna morta all'età di 103 anni, nata e cresciuta in Polonia. Quest'ultima rimase nella sua terra fino a che non venne deportata insieme alla sua famiglia in un campo di concentramento nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu l'unica a sopravvivere a quell'inferno. I suoi fratelli, una sorella, suo marito, i suoi due figli maschi e una femmina purtroppo non riuscirono a farcela. Grazie all'aiuto di alcuni prigionieri la donna riuscì a fuggire dal campo e a raggiungere la Spagna, paese dove rimase fino alla fine della guerra. Proprio in Spagna comprò la fantomatica scatola
scatola, un oggetto che portò con sé quando emigrò negli Stati Uniti. Sempre secondo il racconto di Joseph, la donna conservava gelosamente la scatola del D-Book, non permettendo a nessuno di toccarla. Addirittura lasciò detto ai suoi cari che una volta morta avrebbero dovuto cremare la scatola insieme al suo corpo, richiesta che poi nessuno decise di esaudire. Sin dal giorno dell'acquisto al povero Joseph cominciarono a capitare sventure di ogni tipo ed episodi davvero spaventosi che alla fine lo convinsero a pensare che tutto dipendesse dalla scatola. Da qui la decisione di venderla tramite eBay partendo da $1, giusto per far capire che le proprie intenzioni non erano certo quelle di farci dei soldi. L'obiettivo di Joseph era liberarsi della scatola. Avrebbe potuto semplicemente distruggerla, ma in questo modo il D-Book avrebbe potuto insidiare per sempre l'abitazione del ragazzo. Secondo alcune fonti, l'asta si chiuse con un acquirente che si aggiudicò l'oggetto per $280. Ovviamente le sventure iniziarono anche per i successivi proprietari, alimentando sempre più la leggenda del D-Book. Gente, il video termina qui, se vi è piaciuto sapete cosa fare. Noi non siamo l'oracolo, non vogliamo convincere nessuno, esponiamo semplicemente dei fatti. Traete voi le vostre conclusioni. Grazie ancora a Darkside per l'opportunità. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo. E ricordate, noi siamo Natus Domina.